Allora, Fabio Guidetti ci parlerà di Manilio e la teologia del Principato per l'interpretazione di Astronomica, libro 1, versi 798 a 804. Grazie di aver resistito fino adesso. Parliamo appunto di Manilio, tante volte evocato in questa sessione pomeridiana. Ne parliamo da un punto di vista non strettamente letterario, in quanto non mi attenterei in mezzo a tanti specialisti di andare su questo argomento. Ne parliamo da un punto di vista astronomico e quindi storico e storico-religioso. Parleremo in particolare di un punto di Maniglio, un passo dedicato all'apoteosi di Augusto, che viene prevista dal poeta alla fine del primo libro degli Astronomica. Maniglio, descrivendo appunto l'aspetto della sfera celeste e le costellazioni, giunge a parlare della Via Lattea e la descrive e riporta alcune opinioni sull'origine della galassia e sulle ragioni della sua luminosità. L'ultima di queste opinioni, a cui il poeta mostra di aderire, è la teoria già esposta da Cicerone nel racconto del sogno di Scipione, nel sesto libro del De Repubblica. Quindi la teoria secondo cui la Via Lattea è il luogo in cui soggiornano, dopo la morte, le anime dei grandi uomini del passato, tramutati in piccole stelle che, con la somma delle loro luminosità, fanno sì che la galassia appaia bianca, nel cielo notturno. Maniglio comincia quindi una lista lunga, di più di 30 versi, di personaggi del mito e della storia, le cui anime soggiornano nella Via Lattea. Inizia con gli eroi di Omero e della guerra di Troia, prosegue con i sapienti della Grecia arcaica e classica, e infine, la parte più nutrita dell'elenco, riguarda i grandi uomini della storia di Roma, dall'epoca dei re fino al presente, e si conclude con Augusto, che quindi assurge, diciamo, al ruolo di culmine della storia greco-romana. Vi mostro i versi a lui dedicati con una mia proposta di traduzione, su cui vi prego di esercitare la vostra critica, come appaiono nell'edizione teubneriana di George Gould. Vi leggo direttamente la traduzione. E dal germe di Venere la stirpe Giulia, che è l'ultimo elemento dell'elenco delle anime beate. È disceso dal cielo e il cielo ricolmerà, che è destinato a reggere, Augusto, coltonante come collega tra le costellazioni. E scorgerà nel consesso degli dèi il grande Quirino e, in lacuna, colui che lui stesso nella sua pietà aggiunse come nuovo nome ai superni, più in alto di quanto biancheggia il cerchio dell'eterea sfera. Quella è la sede per gli dèi. Questa, cioè la Via Lattea, è per coloro i quali, simili agli dèi, grazie alla propria virtù, sfiorano altezze vicine alle loro. Questo testo, come vedete, è molto complicato. Vi dico subito, secondo me è troppo complicato. Come mostra la slide successiva, il testo, come lo vediamo stampato nelle edizioni, è il frutto di un massiccio lavoro di emendazione. A parte i futuri, Reget e Cernet, che sono congettura già umanistica, e il dativo Deis al posto del tradito Deum genitivo, che è proposto da Richard Bentley nella sua edizione, quindi siamo nel 1739, la maggior parte delle emendazioni, compresa l'ipotesi della lacuna e il suo riempimento, si deve ad Alfred Hausmann, che, come è noto, intervenne massicciamente sul testo di Maniglio fra fine 800 e primo 900. Tutte queste congetture sono accolte da Gould, mentre l'edizione italiana della Fondazione Valla, curata da Enrico Flores, assume una posizione più conservativa, che in diversi casi mi sembra preferibile. Comunque lo vedremo. Nell'handout avete sia questo passo in diverse salse, sia, per farvi vedere un attimo il contesto di questi versi, le due edizioni di Gould e di Flores. Il confronto con il testo dei codici mostra quanto sono stati pesanti gli interventi dei filologi. La ragione di tanto interventismo è che se in un primo momento il testo dei codici sembra dare un senso plausibile, in realtà a un esame più attento rivela una certa incoerenza rispetto a quanto sappiamo del contesto storico, delle concezioni religiose e delle convenzioni poetiche dell'epoca di Maniglio. Cominciamo quindi ad esaminare alcuni dei problemi testuali di questi versi che sono fondamentali per l'interpretazione. Non tutti, perché richiederebbe davvero, visto lo stato del testo, una trattazione molto lunga. Mi soffermerò su alcuni punti che mi sembrano particolarmente importanti.
Il primo riguarda la menzione della prolessiulia. L'interpretazione di questa espressione dipende dal significato che vogliamo attribuire al termine proles, che può essere sia un singolo individuo, sia un'intera discendenza. Quindi nel nostro caso prolessiulia è o la gens Iulia nel suo complesso, quindi da Enea fino ad Augusto e ai suoi discendenti, sia il Giulio per antonomasia, quindi il divo Giulio, Giulio Cesare, morto e divinizzato. Quest'ultima, cioè l'interpretazione come divo Giulio, è attualmente quella dominante. Se voi guardate la traduzione di Gould pubblicata nella Loeb e il commento dell'edizione Valla. Questa interpretazione non mi trova d'accordo e vi spiegherò il perché. Innanzitutto, venerisque aborigine, con la menzione della divinità progenitrice, mi sembra possa applicarsi meglio all'intera discendenza piuttosto che al divo Giulio. Ma in realtà gli argomenti principali sono due. Il primo, un argomento ex silenzio. Nessuno dei membri della gens Iulia è stato nominato da Manilio nell'elenco dei Romani Viri. Per cui Enea, Iulo, i re di Alba, tutti personaggi chiave dell'ideologia augustea, sarebbero stati taciuti dal poeta, che nominerebbe invece degli ascendenti di Augusto solo i due estremi, Venere e il divo Giulio. E già questo mi crea qualche problema. L'argomento decisivo però ritengo sia un altro. Cioè nel testo di Hausmann, stampato da Gould, e nella traduzione di Gould della Loeb, il divo Giulio sta in cielo due volte. Cioè, prima con l'espressione proles Iulia, se pensiamo che sia il divo Giulio, abbiamo il divo Giulio fra le anime beate della Via Lattea. Poi, nella lacuna postulata da Hausmann, abbiamo il divo Giulio tra le divinità celesti, più in alto della Via Lattea. Una contraddizione così vistosa, questa è quella che definirei una stupidaggine, può spiegarsi solo con un'assoluta mancanza di considerazione per la teologia del culto imperiale, interpretato sovente in passato, ma anche adesso, come una manifestazione di lealismo politico priva di un autentico significato religioso. Ah, è una cosa encomiastica, non c'è bisogno che sia coerente. In realtà c'è bisogno che sia coerente, e il divo Giulio non è uno degli spiriti beati della Via Lattea. Il divo Giulio è un dio, punto e basta, è stato assunto fra gli dèi, come era accaduto a Quirino e come toccherà Augusto, e la sua sede celeste è quella che è toccata a Quirino e che toccherà ad Augusto. Non può stare in due posti contemporaneamente. Per cui il posto del divo Giulio, e qui ha ragione Hausmann nel postulare la lacuna, non è la Via Lattea, è la parte superiore del cielo, la sede degli dèi. Per questo motivo l'espressione proles Iulia, che conclude l'elenco delle anime beate, non può indicare il divo Giulio, andrà riferita piuttosto alla gens Iulia, che comprende tanta gente, appunto da Enea e Iulo fino a Gaio e Lucio Cesare, per citare quelli più recentemente defunti al tempo di Manilio, accolti nella Via Lattea come spiriti beati, ma non trasformati in divinità. Interpretando proles Iulia in questo modo, quindi come un ricordo di tutta la discendenza divina di Augusto, un riferimento a tutta la sua stirpe, il testo di Manilio acquista una forte coerenza sia dal punto di vista retorico che ideologico. Il nome di Augusto è incastonato fra il ricordo della sua discendenza divina e il riferimento a Quirino, quindi il fondatore di Roma divinizzato. La menzione della gens Iulia prepara l'entrata in scena di Augusto come culmine della storia e dà una legittimazione divina al suo potere. La menzione di Quirino celebra uno dei principali modelli di riferimento per l'azione politica del principe, il nuovo Romolo, il rifondatore della comunità civica di Roma dopo il trauma delle guerre civili. Allo stesso tempo, chiudendo il cerchio della divinità di Augusto, che è disceso dagli dèi, l'assunzione di Romolo fra gli dèi costituisce il precedente principale per quella di Augusto, che anche lui diventerà un dio all'indomani della sua morte. Questo riferimento, dico cose ovvie, corrisponde a quanto troviamo espresso nella topografia monumentale della Roma augustea. Nel foro di Augusto, popolato come sappiamo dalle immagini dei grandi uomini della storia di Roma, i due portici affrontati ospitano due gruppi di statue raccolti, uno intorno a Enea e alla gens Iulia e l'altro intorno a Romolo. Quindi sempre anche qui, da un lato la discendenza divina, dall'altro il modello di azione politica. Duplice riferimento che continua dopo la morte del principe. Per esempio questa è la tensa del divo Augusto, un rilievo della collezione Medina Feli, pertinente alla decorazione di un monumento in onore del divo Augusto, appunto, e troviamo sul suo carro, quindi sul carro processionale che trasportava durante i rituali religiosi, la processione del circo soprattutto, gli attributi della divinità Augusto, le figure di Enea
e di Romolo, Enea con il padre Anchise sulle spalle, che vede la scrofa in cui deve fondare la città, e Romolo con gli spoli a Opima di Acrone, quindi la prima guerra combattuta dai Romani. Stessa concezione storica, stessa concezione religiosa che troviamo nei versi di Maniglio, perché è modellata sui medesimi referenti ideologici. Né Enea né Romolo, che sono i due personaggi chiave della comunicazione politica augustea, hanno ricevuto esplicita menzione nell'elenco delle anime beate. Il poeta ha preferito isolarli per enfatizzare il loro legame con Augusto, discendente del primo attraverso la gensiulia e che continua e porta a termine la missione del secondo. Questo è un primo problema interpretativo che credo si possa risolvere in questo modo, con un occhio un po' più accurato alla concezione storica e religiosa dell'epoca. Lascio da parte altre questioni testuali, in particolare i problemi di interpunzione, su cui poi, se vorrete, ci soffermeremo in discussione. Passo immediatamente ai versi successivi in cui è descritta l'apoteosi di Augusto. Non parlerò qui dei problemi testuali, perché sono stati, credo, risolti brillantemente dalla Folk nella sua monografia del 2009 su Maniglio, che ha dimostrato la necessità di emendare in futuro i presenti dei codici e la necessità della lacuna postulata da Hausmann, ovviamente non del supplemento di Hausmann alla lacuna. Questa lacuna doveva contenere il nome di un altro membro del Cetus Divum, che Augusto riconoscerà al suo arrivo in cielo insieme a Quirino, perché se no quel que dopo Magnum resta a penzolare senza un referente, e ovviamente l'unica altra persona che Augusto può riconoscere è il dio Giulio. L'unico altro personaggio, insieme a Quirino, ad essere stato assunto fra gli dei prima di Augusto. Quindi Augusto, arrivando in cielo dopo la morte, riconosce fra le tante divinità quelle due che gli sono più familiari, perché sono quelle uscite dal seme della gensiulia e le cui consacrazioni, come si è detto, fecero da modello a quella di cui lui stesso verrà fatto oggetto. Dando per accolte queste emendazioni, poi se ne potrà discutere se volete, vorrei concentrarmi invece sulla formula usata da Maniglio per esprimere la natura del potere celeste di Augusto. Il poeta afferma che Augusto è destinato a governare il cielo socio per signa tonante, quindi con il tonante come collega attraverso le costellazioni. Questa espressione ha un significato molto pregnante. Essa implica che la sovranità celeste, detenuta da Giove, dopo la morte di Augusto è destinata a essere condivisa, quindi il re degli dei reggerà il mondo insieme al re dei mortali, nel frattempo divenuto un dio. Anche in questo caso, se andate a leggere i commenti, la costruzione teologica di Maniglio è un'esagerazione cortigiana, è encomiastica nei confronti di Augusto. Proviamo a prenderla sul serio a livello teologico. Il poeta non dice, come ci potremmo aspettare, che Giove associerà Augusto al suo potere celeste. Al contrario, pone in particolare evidenza proprio il potere cosmico di Augusto, mentre Giove viene presentato semplicemente come il correggente del nuovo Dio. Viene quindi rovesciata quella che dovrebbe essere la relazione naturale tra i due personaggi. Maniglio istituisce una sorta di consolato celeste, modellato sulla suprema magistratura di Roma. L'analogia è indicata con chiarezza dalla ripresa lessicale dei precedenti versi 790-791 che avete in handout, in cui Maniglio menziona, tra le anime della Via Lattea, Livio e Nerone, sono i consoli del 207 a.C. che sconfissero i cartaginesi alla battaglia del Metauro. Livius, Asdrubalis, socio per bella Nerone. La prossimità dei due passi, sempre con socius più un per che indica un ambito di riferimento, ci autorizza ad interpretare anche la seconda coppia di soci, quindi Augusto e Giove, nel senso di una diarchia consolare, come quella di Livio e Nerone. Questa idea di un consolato celeste, del resto, è coerente con quanto Maniglio afferma alla fine del suo poema, dove si paragona il cielo a una comunità civica, con proprie leggi e un proprio ordine sociale. Proprio alla conclusione del quinto libro, così anche nel vasto universo c'è una res publica costruita dalla natura, che ha fondato l'urbs, la comunità civica del cielo. Come la res publica romana è retta da una coppia di consoli, così anche la res publica del cielo è retta dalla societas di due consoli. E anche qui, come nella sua vita terrena, Augusto governerà sul mondo non come un monarca, ma come il detentore della suprema magistratura. Questa idea di un consolato celeste è una novità assoluta nella poesia latina e in generale nella cultura romana dal punto di vista filosofico e teologico. E appare ancora più chiara se confrontata con un altro passo famosissimo in cui è profetizzata l'apoteosi di Augusto, o meglio di Ottaviano a questo punto, cioè il proemio delle Georgiche.
Come sapete, le georgiche iniziano invocando varie divinità legate al mondo della campagna e dell'agricoltura. L'ultima di queste divinità è appunto Ottaviano, che dopo la morte, divenuto un dio, continuerà a vegliare sui mortali con la sua protezione. Il poeta si chiede che forma prenderà l'apoteosi di Ottaviano, se diventerà una divinità terrestre, marina o celeste. Quella che ci interessa ovviamente è quella celeste. Dice, e vi leggo direttamente la traduzione, o se andrai ad aggiungerti come nuovo astro ai mesi più lenti, ai mesi dell'estate, là dove uno spazio si apre tra la Vergine e le chele che la seguono. Già lo splendente scorpione spontaneamente ritrae le braccia e lascia libera la porzione di cielo in più rispetto a quella che gli spetta. Il modello di apoteosi seguito da Virgilio è quello del catasterismo, quindi la trasformazione di un essere mortale in un astro o in una costellazione. Questa era la tipologia di divinizzazione normale in Grecia, gli esempi mitologici sono numerosissimi dai Dioscuri in poi, e come ho imparato stamattina da Daniele, normale anche in Egitto. Resa famosa come topos letterario da Callimaco con la chioma di Berenice. In questo senso, l'apoteosi di Ottaviano, descritta da Virgilio, rientra perfettamente nelle convenzioni della poesia alessandrina, celebrando il principe con lo stesso linguaggio utilizzato per i sovrani tolemaici. L'importanza cosmica che il poeta attribuisce a Ottaviano divinizzato, però, è enormemente maggiore di quella, che ne so, della chioma di Berenice. Ottaviano non è che diventa una stella isolata o una costellazione secondaria, ma addirittura uno dei 12 segni dello zodiaco, la bilancia. La bilancia, come noto, fu l'ultimo dei 12 segni dello zodiaco a ricevere una sua individualità. Gli autori ellenistici, Erato ed Eratosthene, descrivono uno zodiaco a 11 segni, che troviamo nei manoscritti illustrati di Erato, con questo enorme scorpione che occupa due case, quindi lo spazio corrispondente a due segni zodiacali. E questo è anche il codice di Aberystwyth, che è ancora più dettagliato perché la parte enormemente sviluppata dello scorpione sono appunto le chele. Solo in epoca tardo-ellenistica viene canonizzato lo zodiaco a 12 segni che conosciamo oggi, quando le chele vengono separate dallo scorpione e trasformate appunto in una nuova costellazione indipendente, la bilancia. Questo dodicesimo segno poteva essere ancora percepito come una novità nel primo secolo a.C., tanto che Virgilio può utilizzarlo per inventare un mito di catasterismo, per giustificare un mito di catasterismo. Quindi la nuova costellazione corrisponde all'introduzione in cielo di un nuovo dio, Ottaviano, la cui importanza è tale da assicurargli un posto nel cerchio dello zodiaco. L'adesione di Virgilio allo schema del catasterismo non sorprende. Si accorda da un lato con i suoi modelli ellenistici, dall'altro con il fatto che un'altra divinizzazione, pochi anni prima, aveva preso la forma di un catasterismo. Si tratta di quella del divo Giulio, appunto, la cui anima era stata identificata con una cometa, il Sirius Iulium, rimasta visibile durante i giochi funebri celebrati in suo onore prima di scomparire nel cielo, portando con sé l'anima, appunto, del dittatore defunto. In Maniglio, invece, le cose appaiono radicalmente diverse. In Maniglio la bilancia è uno dei 12 segni zodiacali, è la costellazione protettrice di Augusto, ma il suo posto nel cielo è del tutto indipendente dall'apoteosi del principe. Maniglio è attivo alla fine della grande stagione dell'astronomia tardo-ellenistica. L'aspetto del cielo ormai è fissato in modo definitivo, non è che si può introdurre una nuova costellazione e un nuovo dio, ma soprattutto nella religione romana, a differenza che in quella greca, non c'è alcun bisogno per giustificare il passaggio dalla condizione mortale a quella immortale di identificare il nuovo dio con una stella o una costellazione. L'archetipo in questo senso, ancora una volta, è Quirino, che viene rapito in cielo e accolto fra gli dèi senza alcun bisogno di essere trasformato in un corpo celeste. Anzi, in questo senso il divo Giulio appare un'eccezione, perché per lui viene adottata una forma di apoteosi più vicina al culto dinastico ellenistico che alla più antica tradizione religiosa romana, che invece, in questo come in tantissimi altri campi, viene pienamente recuperata da Augusto, il quale, ricordo per inciso, lasciò al Senato istruzioni dettagliatissime su come doveva avvenire la propria divinizzazione insieme al suo testamento. Seguendo la concezione religiosa romana, al posto di quella greca fatta propria da Virgilio, Maniglio evita qualsiasi riferimento al catasterismo, con una conseguenza parecchio importante, perché non essendo più legato ad una particolare costellazione, Augusto detiene un potere celeste praticamente illimitato. Il nuovo dio sta non sulla volta celeste, ma al di sopra di essa, e condivide con Giove il potere supremo sull'intero cosmo. Ancora una volta la chiave per comprendere la natura di questo potere è il confronto con il passo sui consoli Livio e Nerone che vi ho citato prima, 10 versi prima. I due consoli della seconda guerra punica erano soci iperbella, quindi condividevano la gestione delle operazioni militari contro i cartaginesi. Allo stesso modo, i due consoli celesti, Augusto e Giove, sono soci ipersigna,
quindi condividono la responsabilità delle costellazioni e dei loro movimenti, assicurano lo scorrere regolare del tempo, i cicli delle stagioni, i ritmi dell'agricoltura. È la buona gestione di questa responsabilità che rende possibile la vita dell'uomo sulla Terra e che, come scriveva già Arato, consente agli uomini di intuire, attraverso la perfezione del movimento celeste, la necessità provvidenziale dell'ordine cosmico. L'apoteosi di Augusto in Maniglio quindi va ben oltre i limiti non solo del catasterismo di matrice ellenistica, ma anche delle precedenti divinizzazioni romane. Quirino e il Divo Giulio erano essenzialmente divinità poliadiche, legate all'identità di Roma e dei suoi cittadini. Nelle georgiche il nuovo dio Ottaviano era così importante da essere addirittura uno dei segni dello zodiaco, in Maniglio Augusto è una delle divinità che reggono e muovono l'intera volta celeste. In questo senso l'Augusto di Maniglio è incommensurabilmente più grande dello stesso Divo Augusto storico, che per il culto, per la teologia del culto imperiale, è semplicemente il nome tutelare della città di Roma e del suo impero. L'Augusto di Maniglio è una vera e propria divinità cosmica, il cui potere si estende sui cicli della natura e sul tempo, e il cui compito è quello di governare, garantire, perpetuare il meccanismo perfetto dell'universo. Veniamo infine agli ultimi due versi del poema, nei quali Maniglio introduce una distinzione nella geografia celeste, distinguendo la Via Lattea, dove soggiornano le anime beate, dalla sede degli dèi che sta nella parte più alta del cielo. Il testo dei codici, lo vedete in basso, recita: Illa Deum Sedes e Killis Proxima Divum. Così, leggendolo così, si intravede una distinzione qualitativa tra dii e divi, quindi tra gli dei immortali e i mortali divinizzati, che ai tempi di Maniglio non esisteva, perché ai tempi di Maniglio Deus e Divus sono perfettamente sinonimi, tali sono nella poesia latina classica. L'emendazione di Bentley è accettata da Hausmann con le parole cum apud Manilium divi a deis non differant. L'emendazione di Bentley è molto semplice. La struttura simmetrica illa deum sedes ec divum sedes non funziona, perché deum e divum sono sinonimi. Allora facciamo un'altra struttura simmetrica. Emendiamo deum in deis e facciamo illa deis sedes ec sedes illis. Quindi questa sede più in alto della volta celeste è per gli dei. Quella sede è per coloro che sono simili agli dei grazie alla propria virtù. Vi dico subito che questa emendazione di Bentley, accettata da tutti, mi crea problemi. Mi crea problemi perché c'è differenza nel far reggere a sedes un genitivo e un dativo. Perché mentre il genitivo indica semplicemente specificazione, il dativo ha una sfumatura di destinazione o scopo che non può essere eliminata. Maniglio usa sempre la parola sedes quando ha una reggenza al genitivo. Un caso è femminile, fortune sedes, però visto che tutti gli altri casi maschili sono al genitivo, anche senza contare questo, restano comunque quattro casi col genitivo certo, nessuno col dativo. L'uso di sedes col dativo non è molto comune, non solo in Maniglio, ma in generale in un rapido survey della poesia latina classica. Si trova sedes col dativo in due luoghi di Virgilio, dell'Eneide, nel quinto e nel settimo libro, pur se volete vi darò anche i riferimenti precisi, in cui è molto chiara la sfumatura di destinazione o scopo. Ad esempio, sedes fundatur Veneri Idalie, quindi viene fondato un tempio a Venere, per Venere, o ex sacris sede sepulis, quindi questo è il luogo per i banchetti sacri, sempre con una sfumatura di destinazione o scopo, che in questo caso illa deis sedes non riesco francamente a vedere. La mia proposta è di adottare un approccio conservativo al testo, semplicemente rinunciando alla simmetria del verso, quindi costruendo la frase sedes prima con un genitivo e poi con un dativo. Non è una semplice variatio, ma è una differenza che ripercuote sul piano del contenuto. Cioè, la sede degli dèi è la sede degli dèi e basta. Cioè, è così posseduta, occupata dagli dèi come realtà fattuale e immutabile. La sede per coloro, per quei mortali che si sono resi simili agli dèi, è stata, appunto, preparata, destinata per questo scopo e a un certo punto della storia ha cominciato a riempirsi delle anime dei grandi uomini. Da chi è stata preparata? Dagli dèi. Se pensiamo che la sede degli dèi sia stata preparata per loro, si aprono problemi teologici molto spinosi.
Qualche parola sull'ultima congettura di Hausmann, fastigia al posto di vestigia. Hausmann basa la sua congettura sul confronto con il verso 42 del primo libro, dove si dice «proxima tangentis rerum fastigia cielo». Quindi coloro che toccarono i vertici del potere, rerum fastigia, più vicini al cielo, riferito ai re dell'Egitto e della Mesopotamia, che furono gli iniziatori della scienza astronomica. Non vedo il vantaggio di mettere fastigia qui, perché a mio parere distrugge un'immagine bellissima di Maniglio. Maniglio abbiamo visto che interpreta il cielo come una struttura gerarchica, con le proprie leggi e le proprie autorità. Questo si riflette nella struttura che lui immagina per l'universo, che è un universo a sfere concentriche, che funziona per piani sovrapposti. Quindi la Terra, le sfere dei sette pianeti, la volta celeste con lo zodiaco e la Via Lattea e infine fuori la sede degli dèi. Chi sta, come i mortali della Via Lattea, che stanno nella Via Lattea, sulla volta celeste, allungando le mani verso l'alto, tocca le piante dei piedi degli dèi. Per cui vestigia, tangit. È un'immagine molto bella che mi piacerebbe banalizzare con la congettura, che mi dispiacerebbe banalizzare con la congettura di Hausmann. Qui vi riepilogo, e quindi la mia proposta, diciamo pure conservativa, nei confronti del testo. Quindi, dal germe di Venere la stirpe Giulia, mantenendo lo stesso soggetto, che è una cosa che qui non ho, è un problema che qui non ho il tempo di spiegarvi e che è estremamente complicato, è discesa dal cielo e il cielo ha ricolmato. Cielo che Augusto è destinato a governare, coltonante come collega tra le costellazioni, e scorgerà nel consesso degli dèi il grande Quirino e il divo Giulio, non sono abbastanza bravo da colmare la lacuna con un esametro latino, più in alto di quanto biancheggia il cerchio dell'eterea sfera. Quella è la sede degli dèi. Questa, la Via Lattea, è per coloro che, simili agli dèi grazie alla propria virtù, sfiorano da vicino le piante dei loro piedi. Se ho tempo, poco, 2 minuti, va bene, perché sono cose troppo belle per non farvele vedere. Nell'ultima parte del mio intervento vorrei proporre qualche considerazione sulla possibile fortuna di questo passo nell'antichità. Come ho accennato all'inizio, il testo tradito acquista un senso molto più scorrevole per un lettore che accetti la distinzione tra dii e divi, quindi tra gli dèi immortali e i mortali divinizzati, distinzione che non esisteva al tempo di Maniglio e che venne introdotta da qualche parte intorno al III secolo, in seguito a cambiamenti teologici del culto imperiale che devo ancora riuscire a capire per bene. Per un lettore tardo antico, questo passaggio aveva un significato molto, molto piano e scorrevole. Quindi Augusto, morto e divinizzato, regna nel cielo insieme a Giove e riconosce in cetu divum, quindi tra la folla dei divi, non degli dei veri ma dei mortali divinizzati, il grande Quirino. A questo punto, interpunzione, perché il grande Quirino, per quanto grande, non può stare nella sede degli dei perché è un divus, più in alto di quanto biancheggia il cerchio dell'eterea sfera, quella è la sede degli dèi. Questa, ad essi prossima, è quella dei divi, che ne toccano le piante dei piedi, eccetera, eccetera. Questa interpretazione implica un vero e proprio rovesciamento rispetto alla concezione del culto imperiale del primo secolo e si pone agli antipodi della caratterizzazione di Augusto come divinità cosmica che, come abbiamo visto, era presente nel testo originale di Maniglio. Rispecchia una concezione teologica che considera gli imperatori divinizzati come esseri divini di secondo rango, diciamo, che soggiornano nella Via Lattea come le altre anime beate. Questo passo di Servio ci dice esattamente questa cosa. Il poeta, Virgilio, nella maggior parte dei casi usa di e divi come sinonimi, sono perfettamente sinonimi per lui. Sebbene vi sia una differenza, chiamiamo di gli dei eterni, divi quelli che sono stati resi tali partendo dalla condizione umana, perciò chiamiamo divi anche gli imperatori. Però c'è qualcosa che non va, perché Servio è uno colto e sa che Varrone e Ateio, quindi autori di primo avanti Cristo, sono di opinione contraria, la pensano esattamente all'opposto e chiamano divi gli dei eterni, di quelli che sono venerati in seguito ad una loro consacrazione, come gli dei mani, che non sono dei, diventano dei quando tu muori. Questa reinterpretazione tardo antica, che mandava un attimo in confusione Servio, ve la mostro in 2 secondi nelle arti figurative, attraverso 2 dei più bei documenti dell'arte suntuaria romana, quindi il Gran Cammeo di Francia, siamo fra il 23 e il 27 d.C., durante il regno di Tiberio, e il dittico dei Simmachi al British Museum, siamo nell'anno 384.
Il Gran Cameo di Francia raffigura Tiberio in trono accanto alla madre Livia e di fronte a lui Druso minore in atto di partire per una campagna militare. In alto ci sono i suoi protettori divini, il divo Augusto, a sinistra Druso maggiore, il fratello di Tiberio, e a destra Germanico che, essendo condottiero e poeta, cavalca il Pegaso alato della poesia. La distinzione è chiarissima fra il divo Augusto, che è un dio, e ha lo scettro lungo della sovranità universale, ha la corona di raggi ed è vestito in abito pontificale, e invece i suoi due familiari, membri della gens Iulia, che si librano nel cielo, ma non sono in alcun modo divinità. Stanno nella Via Lattea, insieme ai mortali, mentre Augusto sta di sopra. Quel signore vestito da frigio, da troiano, che porta sulle spalle il divo Augusto, è Iulo. Iulo Ascanio è abitualmente vestito come un giovinetto troiano e in questo caso è garante della divinità di Augusto, perché è garante della sua discendenza da Venere, e è garante del potere di Tiberio, perché sta passando il globo, simbolo del potere universale, da Augusto in giù verso Tiberio. Facciamo un salto di 3 secoli e più, fino al 384, l'ultima consacrazione imperiale di Roma. In alto vedete il monogramma di Quinto Aurelio Simmaco, prefetto urbano, in quell'anno. Si tratta della doppia consacrazione di Graziano e di Teodosio Seniore, il padre dell'imperatore Teodosio. Questo divus, questo imperatore divinizzato, in abito sacerdotale, perché questa toga nel IV secolo è diventato un abito utilizzato solo dai sacerdoti, viene portato in cielo dalle personificazioni di due venti, ma non va insieme agli dei, va esattamente nella Via Lattea. Vediamo lo zodiaco, vediamo la Via Lattea con le sue onde fatte di latte che incrocia lo zodiaco in modo astronomicamente esatto fra la bilancia e lo scorpione. Sopra ci stanno gli dei, fra cui il sole che sta guardando la scena. Questo imperatore arriva nella Via Lattea, dove non ci sono solo i suoi predecessori divinizzati, ma c'è anche un signore, il secondo da destra, che è chiaramente un filosofo, perché ha la barba lunga ed è pelato, come è l'iconografia normale dei filosofi. Questo rovesciamento della teologia del culto imperiale può aver influito sulla tradizione del testo di Manilio, nel senso che per un lettore, un revisore tardo antico di IV o V secolo, l'interpretazione di questo passaggio molto complicato era decisamente più scorrevole. Bastava cambiare i verbi che stavano al futuro e trasformarli al presente per trasformare la profezia di Manilio in una sorta di descrizione accurata e scientifica di quello che succede nella volta celeste e del rapporto fra gli dei e i mortali divinizzati. Grazie.